Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dei numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione, perché sono 18 i nuovi contagi scoperti dalle analisi dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi pazienti purtroppo anche un bambino di 4 anni. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. Continuano ad esserci bambini tra i nuovi contagiati Covid in Abruzzo. Al totale complessivo di 3.687 di ieri se ne sono aggiunti nelle ultime ore altri 18 che innalzano così i contagi a quota 3.705. I nuovi pazienti Covid hanno un'età compresa fra i 4 e i 79 anni. 11 sono residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, stesso numero in quelle di Pescara e Teramo. Per l'altro nuovo contagio invece non è stata indicata la provenienza. Non c'è alcun nuovo decesso, con il totale fermo da inizio emergenza quota 472. 37 pazienti più 3 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale, di cui uno è in terapia intensiva, mentre gli altri 343 più 12 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi 2.852 dimessi e guariti e 2.839 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi a 2 tamponi consecutivi. Dunque, gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, è di 381, con un innalzamento di 15 unità rispetto a ieri. Adesso cronaca, un incidente mortale si è verificato dopo le 12.30 nell'Aquilano sulla strada provinciale che collega Rocca Calascio a Castel del Monte, dove un uomo di 44 anni, Angelo Petrucci, infermiere all'ospedale San Massimo di Penne, mentre era alla guida di una moto assieme a dei colleghi, anche loro sanitari dell'ospedale Vestino, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Soccorso dai colleghi e poi dai sanitari del 118 è stato verricellato e caricato sull'elisoccorso, morendo però durante il tragitto e giungendo privo di vita all'ospedale di Pescara a causa delle gravi ferite riportate. La salma è stata trasferita nell'obitorio del Santo Spirito. La Regione continua a lavorare per assicurare le migliori condizioni in vista della riapertura dell'anno scolastico. Diverse le criticità però da superare. E per questo è stato chiesto lo slittamento della riapertura dopo il voto per amministrative e referendum. C'è poi il tema del trasporto pubblico con i sindacati abruzzesi che lanciano l'allarme contagi e non solo. Intanto in mattinata c'è stato il primo via libera della conferenza delle regioni al documento con le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 e nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Domani è previsto il via libera definitivo. Le regioni contro il governo. Continua la trattativa serrata tra ministri e governatori. Quest'ultimi, guidati dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, chiedono linee guida nette e che non lasciano spazio a fraintendimenti. A poco più di 2 settimane dall'ufficiale riapertura delle scuole, il 14 settembre, il tema cruciale è quello dell'istruzione e del trasporto pubblico. L'Abruzzo chiede che gli alunni tornino sui banchi più tardi, almeno dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, così da poter organizzare meglio il ritorno a scuola in sicurezza ed evitare una doppia sanificazione. Innanzitutto vi è il tema dell'edilizia scolastica, su cui i sindacati esprimono perplessità. Sull'edilizia siamo al momento alle promesse degli enti locali. Gli enti locali si dicono fiduciosi di riuscire entro l'inizio delle elezioni, quindi il 14 settembre, di terminare i lavori. Vi è poi il tema dell'aumento di organico, che in Abruzzo è insufficiente e per cui occorrerà aspettare i fondi del decreto agosto, in cui è stanziato 1 miliardo per l'istruzione. A quanto mi pare c'è stata una prima copertura da parte del governo che non supera un terzo di quello che è stato richiesto. Si parlava insomma di fondi per il personale che dovevano essere circa sui 40-45 milioni di euro per l'Abruzzo, quelle che sono le necessità richieste dalle scuole, e mi sembra che ne siano stati assegnati circa 17, il che insomma è molto molto lontano da quello che effettivamente insomma, è necessario. Il tema maggiormente critico però rimane quello del trasporto pubblico,
Con le regole attuali, infatti, metà degli studenti rischiano di rimanere a piedi. E se non cambiavano le condizioni date dal Comitato Tecnico Scientifico della capienza, insomma, degli autobus, purtroppo il rapporto era quello, e non era un problema economico, perché pur avendo i fondi per poter acquistare autobus, non c'era nessuna azienda a livello mondiale che ti consegnava 700 autobus in 60 giorni. Anche volendone prendere in affitto, quindi anche se si fa un reclutamento esterno rispetto alla struttura, non ci saranno abbastanza autobus per il trasporto scolastico. E chiediamo ovviamente di correre subito ai ripari. Qui i contagi cominciano a risalire. La situazione del CTS manifestata dal Comitato Tecnico Scientifico a livello nazionale è ancora di una capacità contenitiva al 50%. Sinceramente consideriamo ridicola questa ipotesi del gruppo abituale avanzata dalla Ministra ai trasporti De Micheli già nella giornata di ieri. Non si può considerare chi va su un autobus un gruppo abituale. Allora, se fosse così, perché parlare di distanziamento nelle classi? Nelle classi stanno insieme 5-6 ore i ragazzi, e in autobus mezz'ora, un'ora. Cambiamo argomento adesso. Duro scambio tra Marsiglio e D'Alfonso, che si sono attaccati tramite due lettere aperte. Il senatore del PD lancia la sfida: confrontiamoci, questo è il guanto lanciato al governatore della regione. Si scambiano le letterine Marco Marsiglio e Luciano D'Alfonso, due figure politiche speculari, entrambi al timone della regione Abruzzo, mentre l'altro siede in Parlamento. Marsiglio infatti era senatore prima dell'elezione a presidente regionale, e D'Alfonso lo è diventato al termine del mandato di governatore. Dopo mesi di battibecco a distanza su meriti e demeriti che ricadono sugli abruzzesi, i due sono arrivati, senza l'utilizzo di mezzi termini, allo scontro quasi a viso aperto tramite due lettere pubbliche. Senatore D'Alfonso, si vergogni. Questo l'incipit che non lascia spazio a fraintendimenti, scritto dall'esponente di Fratelli d'Italia. Il casus belli è l'accordo firmato con il ministro per il Sud e la coesione territoriale Provenzano per la riprogrammazione dei fondi europei e nazionali. Come può lei, che ha votato il decreto rilancio con gli articoli 241 e 242, sulla base dei quali l'accordo con le regioni è stato fatto, protestare perché applico la legge? E quanto Marsiglio chiede ad D'Alfonso prima di attaccare sul masterplan? Io ho salvato centinaia di milioni di opere, sostiene l'attuale presidente regionale, opere che non subiranno alcun ritardo nonostante questa riprogrammazione. Mentre all'inizio del 2019, prosegue Marsiglio, lei ci ha lasciato un masterplan che aveva registrato come stato d'avanzamento della spesa meno del 2% dei fondi stanziati. Marsiglio poi accusa D'Alfonso di mitomania. È una favola, scrive il governatore, il fatto che lei ha portato 2 miliardi e 800 milioni all'Abruzzo. Quei soldi infatti sarebbero arrivati chiunque fosse stato il presidente della regione. Al termine del suo mandato, conclude Marsiglio, lei ha abbandonato la nave che affondava per approdare in Parlamento. E la piccata risposta di D'Alfonso non si è lasciata attendere. Il senatore del PD l'ha affidata ai social, così che i suoi follower la traghettassero di schermo in schermo fino agli occhi di Marsiglio. Il suo campo d'appartenenza è nella cultura della vergogna. Questa è la prima di una serie di frecciatine assai poco velate. Gli articoli 241 e 242 del decreto rilancio non parlano di necessità, ma di possibilità, ricorda D'Alfonso a Marsiglio, il quale quindi non sarebbe obbligato a ridestinare i fondi. Il senatore risponde anche all'accusa di raccontare favole a proposito dell'automatismo con cui sarebbero arrivate le risorse del masterplan. L'Abruzzo, come regione in transizione, sarebbe finita tra quelle che accedono al riparto del 20% dei fondi per la coesione, sottolinea D'Alfonso. Con il nostro lavoro abbiamo ottenuto che fosse inserita tra quelle che concorrono all'80%. Mi domando piuttosto cosa sia stato fatto in 18 mesi di governo Marsiglio. Se vuole che mi occupi io dell'Abruzzo al suo posto, provoca il parlamentare, sono a sua disposizione. In conclusione, D'Alfonso lancia la sfida: confrontiamoci, dice a Marsiglio, sulla esatta interpretazione degli articoli 241 e 242 del decreto rilancio, davanti a una giuria d'onore a rilevanza tecnica formata da personalità nazionali e regionali. E ora la palla è di nuovo nelle mani del governatore, che dovrà decidere se rispondere o lasciar correre, se accettare o no il duello davanti alla giuria di qualità in odor di Sanremo. I due infatti non si sono mai confrontati faccia a faccia, se non tramite questo grottesco rapporto epistolare, nel quale contano più i toni che la sostanza, in cui ricordano due sposi ormai consumati dal matrimonio che comunicano solo tramite avvocato. La regione Abruzzo.
Vedremo come andrà a finire. Cambiamo argomento adesso, parliamo di elezioni amministrative, andiamo ad Avezzano dove è stata presentata la coalizione di Anna Maria Taccone per le elezioni amministrative 2020. 4 liste per 96 candidati, 3 civiche e una targata Forza Italia. Non faccio promesse da marinaio, ci rimboccheremo le maniche e lavoreremo. È sostanzialmente l'occasione per presentarvi la mia squadra, per darvi qualche indicazione più puntuale, diciamo, sul nostro programma. Fra poco più di 3 settimane riaprono le scuole e abbiamo solo un gigantesco punto interrogativo davanti a noi. Non ci si riesce a fare i miracoli in pochi mesi. Credo che con pazienza, con grinta, con tenacia, con coscienza si possa fare nella misura in cui si riesca a lavorare un pochettino tutti insieme. La candidata a sindaco Anna Maria Taccone ha presentato gli uomini e le donne delle sue 4 liste a sostegno, una di partito Forza Italia e 3 sintesi e riassunto della società civile. Anna Maria Taccone ci crede, l'obiettivo ballottaggio è in cima alla lista delle cose da raggiungere. Abbiamo 96 candidati, di questi 96 candidati oltre il 90% sono persone che scendono in campo e che si prestano, diciamo, a prestare servizio per la città per la prima volta in assoluto. Di questi 96 candidati, vi do un ultimo numero, 48 sono donne. Una coalizione in perfetto equilibrio tra rappresentanza maschile e rappresentanza femminile, quindi questo potrebbe significare più donne al comando. Ce lo auguriamo un po' tutti, credo ci sia un'assoluta necessità di una maggiore presenza femminile nelle cabine di regia. Le donne hanno tantissime qualità da poter mettere in campo, le nostre capacità di fare tante cose insieme, dove sicuramente abbiamo tanto da dire e tanto da dare. Durante la conferenza si è parlato innanzitutto di brand Marsica, ma anche di Europa. Assolutamente sì, credo si debba, come ho detto fin dal primo giorno, provare ad ampliare lo sguardo in tutte le direzioni, sia in avanti cercando di immaginare quelle che potrebbero essere le problematiche della società un domani e cercare di prevenirle, sia per cogliere le opportunità, in modo particolare quelle che possono arrivare oggi dall'Europa, perché le casse comunali non sono così ricche e non hanno così tanti spazi per poter fare miracoli. Restiamo ad Avezzano, svelata la lista dei democratici a supporto della candidatura di Mario Babbo a sindaco di Avezzano. Un rinnovato Partito Democratico è pronto a scendere nell'arena politica sposando il progetto di Mario Babbo. Questa mattina a Palazzo di Città il segretario provinciale Francesco Piacente e quello regionale Michele Fina hanno presentato ufficialmente la lista di partito in corsa alle elezioni del 20 e 21 settembre. Tante le voci cittadine coinvolte per un progetto politico che punta a portare ad Avezzano un dialogo aperto e costruttivo con il governo centrale. Quel partito che ci consentirà insieme ad Avezzano Viva, ad Italia Viva, di avere rapporti col governo e quindi di poter portare risorse su questo territorio, di avere un dialogo con chi potrà aiutarci a risolvere delle problematiche, penso alla sanità, penso al Foundry, penso alla zona ZES, penso alla ferrovia veloce. Ad Avezzano non verrà Salvini a governare, non verrà nessun esponente a livello nazionale. Torno a ripetere, gli altri sindaci non hanno in questo momento collegamenti con nessuno. Posso dire con molta serenità e con la consapevolezza di dire una sacrosanta verità che credo di essere l'unico a poter avere dei rapporti col governo, un governo che comunque starà lì almeno fino al 2023. Altre coalizioni dichiarano di voler vincere al primo turno, secondo lei è possibile? Secondo me è un segno di debolezza, dicono questa cosa per evitare magari tanti voti disgiunti che potrebbero esserci magari anche a loro sfavore ovviamente, con 4-6 candidati sindaci, 4 coalizioni un po' più larghe e comunque le altre 2 competitive, credo che sia umanamente impossibile pensare a una vittoria al primo turno, così come credo che sia umanamente o matematicamente impossibile poter pensare a una nuova Natra Zoppa. Credo che questo è un fenomeno che si è verificato in una sola occasione, 3 anni fa, le scorse amministrative, ma lo escludo quasi categoricamente. Una lista che racchiude quella che è la nuova essenza di un partito rinnovato, quale sarà allora il ruolo che giocherà il Partito Democratico nella prossima tornata elettorale di Avezzano? Una lista di qualità straordinaria rispetto alla partenza, che è stata una ricostruzione
fatta in pochissimo tempo, con tante persone che parlano appunto a tanta parte della città e che ci aiuteranno a dialogare innanzitutto col governo nazionale, perché noi vogliamo portare i problemi di Avezzano, della Marsica, all'attenzione del governo nazionale e lo vogliamo fare con la presenza di ministri e sottosegretari Avezzano che vengano qui a prendere impegni precisi, ma lo faremo anche con tanti sindaci d'Italia e d'Abruzzo, perché il prossimo sindaco di Avezzano, cioè Mario Babbo, possa avere amici quando inizia la sua attività, già sindaci di tante città che possano condividere con lui buone pratiche, attività, progetti. Questo sarà il ruolo del Partito Democratico, un Partito Democratico nuovo che è in mano a questi nostri candidati, nessuno dei quali è già stato in Consiglio Comunale, loro saranno i protagonisti dei prossimi anni e non altri, non abbiamo porte girevoli, non siamo un autobus e quindi intorno a questa idea di innovazione e di cambiamento insieme a Mario Babbo, di attenzione del governo e di amicizia degli altri territori, si muoverà la nostra attività e la nostra campagna. Andiamo a Pescara adesso perché a distanza di qualche mese si è verificato al Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli un nuovo atto intimidatorio nei confronti di una persona che aveva in passato denunciato soprusi di alcuni residenti. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, torna a parlare di un problema irrisolto. Consigliere Pettinari, ennesimo episodio intimidatorio al Ferro di Cavallo. Lei nei mesi scorsi aveva sollecitato maggiori controlli. E adesso? Sì, allora ricordiamo che l'episodio di ieri, cioè ieri notte, hanno sfondato i vetri di una macchina di un cittadino onesto per bene nel Ferro di Cavallo, segue all'episodio di 6-7 mesi fa quando incendiarono la macchina di un'altra brava persona, tutti cittadini onesti, tutte persone che hanno sempre combattuto a testa alta e con la schiena dritta contro i delinquenti e i criminali, e questa è la risposta. Allora in quel quartiere un inferno. I cittadini onesti non possono più vivere, quindi io dico, ma sono stanco di ripeterlo, si proceda immediatamente a cacciare gli occupanti abusivi che sfondano le case, criminali, pregiudicati, che delinquono ed esercitano violenza in quel quartiere. Non è più possibile, ricordiamo, la competenza esclusiva dettata dalla legge regionale 96-96 è in capo al comune e alla regione, cioè la legge dice che il sindaco deve mandare i provvedimenti di decadenza per tutti coloro che occupano abusivamente, spacciano droga all'interno delle case popolari, hanno macchine parcheggiate addirittura da 80.000 euro sotto casa, sottraggono le case popolari ai cittadini onesti che sono in graduatoria e ce ne sono centinaia e centinaia che stanno aspettando di ricevere una casa e non possono riceverla perché i delinquenti sono all'interno delle case popolari, e rubano corrente elettrica, gas ed acqua perché si collegano abusivamente alle utenze, privando i cittadini onesti, mettendolo a carico dei cittadini onesti. Questo non è più possibile. Allora si sta pagando un prezzo troppo alto. Prima o poi ci potrebbe riscappare il nuovo morto, perché lì sono state anche ammazzate delle persone. Basta, la politica si metta una mano sulla coscienza, ma mi faccia fare per una volta una polemica politica, non la faccio mai. Mi hanno accusato di fare demagogia. Io veramente sono quasi schifato da questa affermazione. Io faccio demagogia, io sto vicino alla gente che viene ogni giorno colpita a sangue, possiamo dire, non demagogia. Andassero anche loro a fare questo, se si chiama demagogia questo, benvenga la demagogia, io starò sempre accanto a questi cittadini abbandonati da tutte le istituzioni. Con l'acquisizione ufficiale dei palazzi Adamoli e Salvoni prende il via in maniera decisa e decisiva il recupero funzionale del Teatro Romano di Teramo. Qui oggi è una giornata storica, siamo padroni del nostro destino, abbiamo preso possesso e acquisito la proprietà dei due palazzi, era il presupposto, è il momento decisivo, ovviamente adesso dovrà essere validato il progetto definitivo e in questa fase approvare anche lo stralcio che ci consentirà, intanto con i fondi che abbiamo a disposizione, di poter avviare la gara per la rifunzionalizzazione del teatro, e dentro questo contesto e dentro questo processo c'è anche la demolizione. L'obiettivo ambizioso, ma dobbiamo sfruttare anche le normative sulla semplificazione che sono state introdotte, vediamo in che misura con gli uffici, è quello di andare a gara entro la fine dell'anno. È un obiettivo molto ambizioso, finora devo dire con tutte le difficoltà abbiamo
rispettato la tempistica recuperando il tempo perso, perché non dimentichiamo che al nostro insediamento questo è un progetto che ormai era destinato a fallire ed è l'ultima occasione che abbiamo per recuperare pieno, in modo pieno e funzionale il Teatro Romano, che è un'opera che appartiene alla storia della nostra città, appartiene al presente, ma soprattutto contribuirà insieme ad altri interventi in una città che si sta rivitalizzando a costruire nel futuro. Oggi è una giornata storica per la nostra città, perché siamo arrivati a conclusione di tutto il bailam burocratico costruito, un po' che serve, ma un po' costruito anche d'arte, per non far fare questo recupero importantissimo per la nostra città. Noi come associazione Teramo Nostra sono 24 anni che crediamo in questo progetto, in questo recupero. Lungo la nostra battaglia, io non voglio, Marco Pannello c'è stato vicinissimo a noi, che è un cittadino come noi che ha amato sempre Teramo, perché non bisogna dire io amo Teramo, bisogna dimostrarlo. Questa nuova amministrazione tutta compatta ha votato a favore di questo recupero e questo è un altro segnale importante. Abbiamo l'appoggio del ministro Franceschini, della regione. Per fortuna c'è questa inversione di tendenza, ma intanto abbattiamo i due palazzi abusivi, dopo si vedrà come fare al meglio per il recupero. Adesso parliamo di sport, calcio di Serie B, ovviamente andiamo in casa Pescara perché nelle ultime ore sta prendendo più corpo un'ipotesi clamorosa che a guidare il Delfino nella prossima stagione possa tornare ad essere Zdenek Zeman. Il tecnico boemo potrebbe accettare un contratto annuale, a differenza di Massimo Oddo che invece sembrerebbe puntare su un progetto pluriennale. Massimo Oddo resta in attesa di una chiamata del Pescara, ma nelle ultime ore si è fatta strada un'ipotesi a dir poco clamorosa e che risponde al nome di Zdenek Zeman. Le voci su un contatto con il tecnico boemo si rincorrono dalla mattinata e nelle prossime ore potrebbe esserci maggiore chiarezza. Oddo chiede un contratto biennale ed un progetto a più ampio raggio. Zeman si accontenterebbe anche di firmare un contratto della durata di un solo anno. Alla società pescarese spetta dunque decidere con il tempo che stringe e con i vari Pecchia, Di Biagio e Sottile che sembrerebbero oggi più lontani dalla panchina del Delfino. Al massimo entro domani mattina il Pescara dovrebbe ufficializzare il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie B. Intanto sabato al Delfino Training Center inizierà la preparazione di Fiorillo e compagni che lavoreranno nell'impianto di Marina di Città Sant'Angelo fino al prossimo 20 settembre. Al momento sono 21 i calciatori convocati per il ritiro. Il programma del primo giorno prevede al mattino esami tamponi e sierologici presso il centro sportivo e a seguire una seduta di allenamento e pranzo presso l'Ecco Hotel, nel pomeriggio sistemazione presso l'albergo e poi seduta di allenamento che potrebbe e dovrebbe essere diretta dal nuovo allenatore. Andiamo in Serie C, ovviamente in casa Teramo, un gradito ritorno, quello di Riccardo Cantarini come preparatore atletico del Diavolo dopo l'ultima esperienza a Pescara. Per i biancorossi settimane di lavoro che saranno intense, come spiega lo stesso Cantarini, per arrivare alla migliore condizione alla ripresa del campionato a fine settembre. È un gradito ritorno da parte mia, sono stato contentissimo ed entusiasta della chiamata della società, con cui comunque erano rimasti rapporti ottimi dopo il trascorso qui, e quindi sono stato subito convinto ed entusiasta di intraprendere questo percorso che sicuramente sarà importante è pieno di gioia, ecco, di serenità sicuramente. Il ricordo più bello, anche il più sofferto, è sicuramente la salvezza del primo anno in casa con Lumezzane. Mi ricordo, insomma, tanta agonia, però poi mi ricordo che siamo esplosi di gioia perché comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo. Quello sicuramente ricordo che è più acceso, però sono tanti, sono stato benissimo e anche questo che mi ha spinto ad accettare subito quando la società mi ha cercato. È successo tutto abbastanza velocemente, circa un paio di giorni fa il direttore, insomma, mi ha fatto sentire subito, insomma, cercato e quindi ho accettato volentieri anche velocemente. Innanzitutto le sensazioni sono state molto positive perché il gruppo si vede che ha abitudine e cultura del lavoro per quanto riguarda la parte fisico-atletica
e ho trovato un gruppo con una buona struttura, quindi sicuramente c'è una buona base da cui partire. È chiaro che bisognerà pian piano buttare giù le tipologie di lavoro che il mister vorrà, quindi sicuramente tanta intensità in tutti gli allenamenti, si starà in campo un'ora e mezza, ma un'ora e mezza insomma si dovrà andare veramente al di sopra dei propri limiti, perché ci teniamo molto, il mister in primis ci tiene molto a avere un gruppo comunque con fame, con intensità, e quindi sicuramente alla base ci sarà questo, tanto lavoro. Abbiamo strutturato il programma in 5 settimane, dove la prima comunque sarà progressiva, quindi con aumento del carico progressiva per permettere tutti gli adattamenti necessari ai giocatori che comunque sono stati fermi da qualche giorno. E poi la seconda e la terza settimana saranno sicuramente il momento più importante della preparazione, dove ci sarà un aumento notevole dei carichi di lavoro sia per volume che per intensità, e dalla quarta pian piano iniziamo a effettuare comunque una diminuzione dei volumi di lavoro per essere pronti la prima partita di campionato, che assolutamente ci teniamo subito a partire bene, quindi non vogliamo assolutamente sovraccaricare i giocatori, ma bensì far arrivare pronti subito all'altezza, insomma, per iniziare bene. Perfetto. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Così come vi ricordo questa sera alle 21 l'appuntamento numero 20 con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo, il trofeo Matteotti di dopodomani, il Tour de France, ma soprattutto la rassegna continentale, l'europeo, con la vittoria di ieri di Giacomo Nizzolo e l'argento di poche ore fa di Elisa Longo Borghini. Appuntamento alle 21 con la trasmissione ideata da Luciano Rabottini. Il TG6 invece torna alle 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.